E adesso continuiamo a parlare di cinema perché siamo in compagnia di una giovane attrice napoletana che sta facendo parlare molto di sé perché è presente in ruoli di produzioni di grande successo. L'abbiamo conosciuta in Gomorra 2, in Sirene, e ora invece è la dottoressa Susi nella serie dei Bastardi di Pizzo Falcone 2, la fortunatissima serie che è in onda su Rai 1. Diamo il buongiorno a Irene Maiorino che è qui con noi. Buongiorno. Grazie. Irene, buongiorno. Benvenuta, benvenuta a Mattina 9. Dunque, allora Irene, noi ti stiamo conoscendo in questa serie dei Bastardi di Pizzo Falcone 2, una serie molto amata, ripetuta. Ti chiedo qual è il successo di questa serie, ma soprattutto se ti piace questo ruolo, perché sei comunque un'attrice poliedrica, l'abbiamo detto, ti abbiamo conosciuta in Gomorra 2, ti abbiamo conosciuta in Sirene e adesso invece nel ruolo della dottoressa dei Bastardi di Pizzo Falcone. Sì, allora intanto grazie per l'invito, sono molto contenta. Grazie a te. Perché io è attraverso il mio lavoro che sto recuperando il rapporto anche con Napoli, quindi non è un caso secondo me che poi alla fine sto ricominciando a lavorare in produzioni che comunque vedono Napoli protagonista, e in questo Pizzo Falcone porta un'immagine nuova di Napoli, anche lì poliedrica, diversa, perché possiamo vedere da una Napoli a diverse prospettive, esatto, quindi diverse famiglie, diverse storie e molte donne. Io sono molto contenta perché insomma è un lavoro corale, che sono i più difficili, dove ci sono ovviamente dei protagonisti, però proprio le storie da sceneggiatura sono scritte in maniera eccellente. Ovviamente c'è Maurizio De Giovanni che è lo scrittore no? della serie, che è il supervisor ovviamente anche delle sceneggiature, e poi c'è Dalatri quest'anno, Alessandro Dalatri come regista, e insomma questa combo è stata sicuramente molto fortunata. Irene, mentre ti chiederei anche un po' di... Vediamo l'immagine di Gomorra, quando di Gomorra 2 è ripresa, che è stato anche qua da noi, di commentare un po' le immagini. Tu hai parlato di molte donne, però c'è anche un uomo, e che uomo col quale ti sei interfacciata in questi lavori, che è Alessandro Gassman. Ah, ok, no, lo amano tutte le donne. Scusate, però pensavo al mio partner, che è Gennaro Silvestro. Quindi, ah, no, io parlavo di Alessandro Gassman, che insomma è un'icona no, del cinema nazionale. Certo. Che emozione ti ha fatto lavorare con lui e quanto si impara da un attore di questo calibro? Poi passiamo magari anche a commentare un po' le immagini, che sono molto suggestive. Sì, io Alessandro Gassman in realtà l'ho incontrato ovviamente sul set, ma le nostre storie non si sono mai incrociate. Per cui io ovviamente ho una stima per lui in quanto attore, a prescindere da questo lavoro che, come spesso succede, no? ci vede insieme. Anche su Gomorra mi è successo così, con Salvatore, no? Il protagonista con cui abbiamo fatto la stessa accademia, ci conosciamo, non ci siamo mai incrociati perché le nostre storie non si incrociavano mai. Però insomma io sono solo che contenta, che Alessandro è l'iceberg ovviamente di una punta di attori eccellenti. Eccellenti, superlativi. Abbiamo visto prima le immagini, no? In cui eri con Lino Mosella, esatto. Eri Teresa nella serie di Gomorra 2, ed eri la moglie del Onano. Quindi abbiamo in te, riscontriamo in te, come dicevo prima, la poliedricità del mestiere dell'attrice, perché lì era un ruolo totalmente diverso rispetto a quello che interpreti oggi, e diverso da quello in cui facevi con Sirene. Sì. Come riesci, ecco, a interpretare la diversità? Prendi molto da te stessa, cogli l'esterno? Qual è stato il tuo più fondamentale insegnamento, l'insegnante? Allora, la mia insegnante tra i tanti, perché non si finisce mai di imparare, soprattutto in questo lavoro. Però la mia prima insegnante è stata Beatrice Bracco, e che mi ha insegnato a osservare la vita, perché l'attore innanzitutto è tutti i giorni e prende da chiunque, e riesce poi, no, a incamerare, a mettere nel cassetto e all'occorrenza usare, lavorativamente parlando, quelle cose, no, di ognuno, e quindi avere anche un massimo rispetto per tutte le persone che si incontrano nella vita, la diversità, imparare dalla diversità, perché ovviamente Teresa, che io ho amato tantissimo e mi emoziona sempre parlare, è una madre. Io non sono una madre, non ho l'estrazione sociale di Teresa, qui invece con Argentero, Argentero. Sirene, e dovevo essere insomma una tipa molto precisa, già dal look, no? Si vede quella cosa, è interessante perché tu vai praticamente al tuo opposto, quindi non Gomorra, c'è cosa più Sirene bella. E Bastardi di Pizzo Falcone, qual è quello che più ti ha affascinato?
proprio come storia, no? Perché comunque come storia, una delle serie... Teresa, ma non tanto per Gomorra, che ovviamente per me è stato, no, un attestato di grande stima, ma per il ruolo di Teresa, perché adesso sono entrate altre donne come personaggi positivi, ma a suo tempo, nella seconda serie, Teresa era l'unico personaggio positivo che portava comunque un'immagine di una donna che ha a che fare inevitabilmente con la Camorra, che però comunque porta dei sentimenti sani, di famiglia, no? E questa cosa è importante. Irene, ti chiederei anche dal punto di vista teatrale, no? Tanti talenti partenopei adesso stanno prendendo il volo anche nel mondo del cinema, e parliamo per esempio Lino Musella, perché lo abbiamo conosciuto proprio qui a Mattina 9, lo conosciamo anche personalmente, grande talento. E ti chiederei se è un momento proprio aureo del teatro italiano che può sfociare fortunatamente, nel senso proprio di fortuna attoriale, nel cinema, cioè se ci potremo magari di qui a qualche anno trovare dei grandi talenti nei ruoli principali dei film che vanno per la maggiore. Assolutamente sì, direi finalmente, e direi che sta già succedendo. Poi tu vabbè nomini Lino, forse, ma finalmente la parola adatta. Finalmente la parola adatta. Magari ce n'era anche prima di grande qualità. Sì, 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 assolutamente sì. E il cinema e la televisione soprattutto, perché il cinema ha sempre preso dal teatro in qualche modo. La televisione finalmente sta guardando al teatro, i casting director vanno a teatro, gli agenti vanno a teatro, il pubblico di conseguenza. Sta cambiando qualcosa. Finalmente anche si per stanno i, un po' rischiando. Sì, esatto. Quindi l'ha detto anche prima Claudio, delle produzioni che vedono e sentono di questa grande connotazione partenopea che si sta affermando a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Tra l'altro prima abbiamo detto, prima di entrare dinanzi alle telecamere, che in realtà tu giungi da Roma. Ma però hai girato un altro film qui, perché in questi giorni dovete sapere che c'è il grandissimo Stefano Accorsi che sta girando 1994, una produzione che ancora una volta vede Napoli protagonista, e ci sei anche tu. Sì. Non possiamo dire moltissimo di questa serie di Stefano Accorsi. Io sono nella parte romana, con un personaggio che non posso svelare, molto molto bello, bello perché anche difficile. Insomma, però non puoi dire oltre, no, non puoi dire oltre, però comunque quanta emozione, ecco, la Roma, di rivedere la tua città comunque protagonista. No, io sono contentissima, anche perché Gomorra è stata una apripista, però fortunatamente stiamo riuscendo a far vedere le varie sfaccettature di Napoli, no? Che ne ha tantissime, forse infinite. Cioè, come si fa a raccontare tantissime Napoli, sfumature, no? Tantissimi colori. Lo stiamo vedendo anche insomma dalla letteratura, siamo partiti quindi da Gomorra, per la verità, insomma, che ha svelato un po' delle dinamiche di Napoli e poi ovviamente anche al cinema. Stefano Accorsi, per esempio, che è una curiosità. Che tipo di attore ti sei trovata davanti? Guarda, anche lì come Gasman ci siamo incontrati, anche in una scena, eccetera. Però io ho lavorato con Miriam, ad esempio, con Miriam Leone, perché anche lì ci sono diversi protagonisti. Quello che io vedo e che mi piace sempre di più degli attori che stimo particolarmente è che c'è una grande concentrazione. Quindi sono delle persone molto disponibili, ovviamente, ma come lo siamo noi, perché poi non è che esistono, no? C'era Stanislavski che diceva non esistono, esatto, i piccoli ruoli, ma i piccoli attori. Cioè anche il piccolo ruolo, soprattutto il piccolo ruolo, se l'attore è bravo... Questo è determinante. Anche perché è solo quell'occasione, se sbagli, insomma, se devi dire una frase la dici, ma esatto, puoi essere dimenticato o ricordato, sì, ma io non parlo mai di fama, parlo proprio del, no, di dello poter spessore, apportare dello, no? Spessore in quel momento, quello per cui io ho studiato per la senti tanti la pressione anni. Quando studiato? Ti trovi in queste grandi produzioni no per niente, non senti pressione? No perché io comunque, io come noi tutti abbiamo fatto una serie di provini, quindi c'è un incontro. No, non è che qualcuno mi sta dando una possibilità a occhi chiusi, non so come dire, cioè è anche questa, è anche una consapevolezza. Però la vibrazione c'è, la tensione della no, ma scena, è positiva, insomma. Però è positiva, sì. Cioè, fa parte della concentrazione di cui tu prima parlavi, questa vibrazione. È il quid, no? È il quid che serve quid. In più, no? Alla tecnica che tu metti prima, quella poi e poi la personalità vai. E anche talento, se vogliamo, sì. Chiamiamola anche un po' di talento. Parlavi prima di studio, di concentrazione, quindi io ti chiedo quando decidi di studiare recitazione e perché ti avvicini allo studio della recitazione, al mestiere dell'attore? Ma io non lo so, la mia esperienza è che è stato un po' difficile non farlo, cioè io ci ho girato un po' intorno,
facendo l'università, insomma, frequentando molto il che cinema, cosa hai fatto all'università? Il DAMS, Scienze e Arti dello Spettacolo, mi sono laureata, poi ho incontrato Daniele Lucchetti durante un laboratorio all'università e vennero Elio Germano e Riccardo Scamarcio a fare delle scene perché Lucchetti stava girando Mio fratello Fiunico e lui fu il primo a dirmi: guarda Irene, continua a studiare perché insomma sei brava e quella cosa lì mi diede un po' più di, no, di forza e quindi poi ho cominciato a provare a entrare nelle scuole, eccetera. Che rapporto hai col teatro invece? Il teatro è la base, cioè io sono profondamente convinta che, cioè, senza il teatro non ti reggi proprio in piedi tu attore. Per quelle che poi sono le storie e i film che io voglio raccontare e per cui voglio essere considerata, no? Cioè comunque c'è bisogno di una consapevolezza, di una presenza, di te, dello strumento, delle continui possibilità a farne che tu hai. Sì, sì, io lo continuo a fare. Un riferimento, un'attrice a cui ti sei rivolta tutte le volte che hai studiato una parte, c'è stata? No, devo dire una persona in particolare no. Ho delle persone a cui magari si faccio ascoltare i miei provini eccetera, però lavoro abbastanza, non dico da sola perché è importantissimo invece, no? Sempre scambiarsi, quello scambiarsi, sì, aprire la tua. Tanti ruoli li abbiamo nominati, quindi ruoli diversi, ce n'è qualcun altro a cui che vorresti interpretare, che ti piacerebbe interpretare prossimamente? Non lo so, io per adesso ho anche altre cose, però per adesso io ho ancora Susy con me. C'è ancora Susy? Sì, tra l'altro Susy è un nome che io davo a mia sorella quando era piccola, mia sorella comunque è una scienziata, ho usato il suo quindi camice. Quindi ha utilizzato un po' lei per... Durante il provino ho portato il camice, insomma, ho portato lei e ha qualcosa e mi piace molto che anche Susy riesca ad apportare una modifica nel carattere di un personaggio che comunque ha un'accezione leggermente negativa. Un'evoluzione. E quindi c'è un'evoluzione, io sono contenta perché le persone possono cambiare se lo vogliono e questo certo. È... Una piccola evoluzione dei personaggi, però non so se poi non abbiamo potuto dire nulla del 1994, però magari Bastardi di Pizzo Falcone 2 possiamo dare qualche anticipazione del personaggio di Susy, abbiamo capito che evolverà. Sì, evolverà e poi questo lo vediamo, bellissima questa immagine. Sì, questo è Alessandro D'Alatri con tutte noi al Gran Gala Castellammare. È stato molto bello, siamo state premiate come miglior cast femminile. Ed è Beh, una grande vittoria per le donne, se ricordiamo che in tempi antichi la donna aveva un ruolo zero, possiamo dire, o anche poi successivamente nelle commedie anche di De Filippo, nel teatro, erano pochissimi i ruoli femminili, questa è una grande vittoria anche per la donna. Ma infatti io spero che si continui così e che si continui a scrivere per le donne, per le che donne. Le donne non siano sempre... La costola, no? La costola è sempre etichettata nei ruoli stereotipati. Sì, diciamo, esatto, così. La moglie di, la fidanzata di, ma no. Proprio delle storie che partono da protagoniste femminili. Grazie ad Irene Maiorino. Grazie a voi. Attrice, per essere stata in nostra compagnia. Tanti auguri, complimenti. Grazie. Ad Maiora. Grazie. Grazie a te. Restate con Mattina 9, pubblicità.